Ricorderete il caso di Eleonora Bottaro, la ragazza che si oppose alla chemioterapia e morì di leucemia. I suoi genitori vennero accusati di omicidio colposo per la morte della figlia, ma una sentenza li scagiona da ogni accusa, sentenza di cui sono state rese note le motivazioni. Vediamo. Amavano la loro ragazza, la loro figlia malata, e mai avrebbero voluto ucciderla. È tutto qui, in questa unica certezza, il fulcro delle 22 pagine con cui il giudice scagiona i genitori di Eleonora Bottaro, accusati di omicidio colposo per la morte della figlia. Quella bella ragazza di Bagnoli, che ancora minorenne si ammalò di leucemia e scelse di non curarsi con la chemioterapia perché in famiglia c'era la convinzione che la leucemia avesse cause psicologiche, che il medico tedesco Reike Gerd Hammer avesse ragione nel sostenere che i tumori possono essere curati con farmaci non tradizionali. Eleonora diventò maggiorenne e morì qualche settimana dopo il suo 18° compleanno, una morte che scatenò un lungo e doloroso dibattito sui confini della facoltà di scelta delle cure, sul ruolo della famiglia, sul fine vita, ma adesso il giudice a scrivere che non vige nell'ordinamento una regola che imponga ai genitori di educare i figli secondo i principi culturali dominanti. Vige al contrario il diritto di libera manifestazione del pensiero, strettamente correlato al principio di autodeterminazione in ambito terapeutico, ovvero non è un reato credere nella medicina alternativa, non lo è nemmeno quindi crescere i propri figli con queste convinzioni, anche se le conseguenze si rivelano estreme fino alla morte. Cosa deciderà adesso la procura? Valuterà di andare in appello? Nei prossimi giorni si scioglieranno le riserve.